The phone lovers and angels disguised this last here in our bed until the morning comes Come on now try and lift Un incontro con Pasquale Spittieri che sarà un racconto di cinema col cinema e sul cinema io ho qui una tua filmografia, Pasquale, che comincia con un film che ha un titolo emblematico, Io e Dio, sì. e quindi mi domandavo chi era io e chi era Dio, tu eri Dio o io, che cos'è, chi è, cos è? <ride> Beh no, è un film del 68, eh, su un argomento centrale in quel momento, in quel periodo, eh, cioè la partecipazione dei sacerdoti, dei preti alla vita pubblica, alla socialità, in Olanda i preti cercavano di il Catechismo olandese. Esatto. Eh, I preti operai nascevano, i preti operai eccetera. Allora io ambientai il mio racconto, la mia storia nel sud d'Italia dove i preti erano chiamati i cani della chiesa. Cioè questi vecchi parroci che in queste parrocchie continuavano a sgranare un rosario, un vangelo che nessuno ascoltava più. Mentre il banditismo, la speculazione politica, la speculazione economica avanzavano Compresa quella del Vaticano o, o delle società legate al Vaticano. E quindi scr scrissi questo film anche perché Pasolini, in quegli anni, ci diceva che la rivoluzione qui o viene dai cattolici o non verrà mai da nessun'altra parte. Non, logicamente, un film così impopolare di un prete che prendeva le armi, addirittura, erano tipo gli anni Camilo di Camillo Torres, Torres eccetera. addirittura contro, contro l'aggressività di un sistema, eccetera. Non trovò nessun produttore disposto a finanziarlo. La mia sorpresa fu. Io lavoravo a Paese Sera in quel periodo come cronista, eccetera. Che un giorno mi chiamò, avendo letto il copione, Vittorio De Sica, che io non conoscevo di persona, mi invitò all'Aventino a casa sua e mi disse: Questo film va fatto, ti bastano due milioni per cominciare? E io cominciai. E così cominciai. Io e Dio, è questo, è il rapporto tra il credente e la divinità. Se possibilmente senza le burocrazie di mezzo, senza la chiesa di quegli anni di mezzo, Questa quindi non ero, né io personalmente. Restiamo un po' nel clima del 68, io quando vado a Spoleto al festival, passo davanti a un certo punto della città e c'è una cupola di plastica, e allora quella cupola di plastica mi fa pensare a te, mi fa pensare a uno spettacolo che hai fatto proprio in quel periodo, quando evidentemente il tema della contestazione ti stava molto a cuore certo. cosa eh. facevi dentro a quella tenda? che tipo la di spoleto sfera? Ecco, la, la... spoleto sfera esattamente sì. che c'è certo. ancora il eh? sì, simbolo sì. di un qualcosa che sì. di molto valido ha venuto un po' troppo indietro nel tempo e che oggi è inutilizzato 69 la battaglia sui fatti di Valle Giulia io scrissi una pièce su, sui fatti di Valle Giulia dove i giovani si confrontarono con la polizia cioè ci furono cariche tremende cioè e con Anna Maria Guarnieri allora e alcuni altri attori mettemmo in piedi nelle università questa pièce teatrale. Massimo Bongianchino, che allora dirigeva per il primo anno Spoleto, ci invitò al festival di Spoleto e appunto nella Spoleto Sphere, dove c'erano altri anche eh, Giancarlo Nani, Manuela Kusterman, eccetera, noi rappresentammo C'era battaglia teatrale de sì. dell'epoca. Sì, più o meno. Sì. Senti, tu uh, dai a Giacomo dai due titoli di... Performance cinematografiche teatrali che hai fatto, sembri mostrare un interesse molto preciso e diretto per le questioni, diciamo in cui viene fuori un atteggiamento ribelle, no? un atteggiamento polemico, contestativo, positivo. E come dove l'hai pescato in questo, dentro di te, nella società che hai vissuto, no, per parlare un po' degli anni precedenti all'inizio della tua carriera di regista? Ma c'è questo che io prima di fare eh, il regista ho fatto per molto tempo l'avvocato per sette anni nello studio di Alfredo De Marsico a Napoli. Ora eh, non c'è, secondo me, eh, affinità più, più coerente che, eh, tra che quella tra l'attività di regista, cioè di mettere in scena e dell'avvocato penale. L'avvocato penale è un regista, eh, cioè è uno che deve costruire intorno a una vicenda umana una, una dialettica. Ora è chiaro che nel sud, essendo io figlio del sud ed essendo profondamente legato alla mia identità, eh, le dissonanze erano spaventose negli anni 60. Alla fine degli anni 60 la contestazione che arriva da Berkeley, che arriva da Parigi, che arriva, ma che anche in Italia aveva certo. una, una sua struttura, mi conquista, anche perché in quel periodo io la, 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 mi ero trasferito a Roma. E lavorava appunto in un giornale di sinistra come Ecco, Paese posso chiederti Sena. il passaggio dal tuo lavoro come avvocato nello studio di De Massico alla regia? Cioè, cos'è stato sì. l'elemento che ti ha portato a cambiare la tua professione, quindi anche sì. vita? Sì. Due cose. Prima io ero stato, prima di, di questa esperienza settennale come avvocato, ero stato assistente di Francesco Rosi perché mi piaceva il mondo della regia per le mani eh, sulla città, si sente volontario, quindi quelli che andavano a prendere i panini senza una panini. lira su sì, però poi Rosi mi aveva chiamato in teatro l'anno successivo per in memoria di una signora amica di Peppino Padroni Griffi come protagonista addirittura, con Lilla Brignone, Pupella Maggio, Giancarlo Giannini eccetera quindi tra me e lui c'era un rapporto di stima, di, di grande, un feeling molto importante finita questa esperienza sono tornato a Napoli, ho ripreso a fare sia l'assistente di diritto penale sia l'avvocato c'è stata una notte in cui io sono andato via, una notte in cui ero solo nello studio di de, de, de Marsico, bussarono alla porta, era verso le 11, bussarono e arrivò perché allora ogni delitto che c'era nel Napoletano, in Campania, eh, sia la vittima, la famiglia della vittima o dell'assassino, si correva al migliore avvocato che ci fosse. E quindi io ero solo nello studio, apri la porta e mi trovai di fronte a un omaccione, una. una che non aveva proprio niente di umano, coperto di sangue che disse "Io devo essere difeso, mi devo costituire". Entrò, era veramente una scena alla Edgar Allan Poe. Entrò, si sedette, io disse "Beh, ma che è successo?". E questo uomo aveva violentato e poi fatto a pezzi con un'ascia una bambina di 9 anni. Io allora avevo 26 anni, 27 anni e mi rifiutavo di difenderlo. Ah, non fu facile lì per lì, immagino. Il rapporto no, con persona? No, fu una persone. cosa spaventosa, però mi rifiutai di difenderlo. Questo veramente aveva ancora il sangue nelle mani. Lui andò via. e Il giorno dopo, disse a, al professore De Marsi quello che era successo. E lui mi disse: Tu questo mestiere non puoi farlo perché tutti vanno difesi. E perché prima di tutto, bisogna difendere il diritto. L'individuo viene dopo il diritto. Un paese che rifiuta la difesa a qualcuno, una società che rifiuta una difesa certo. non è una società. E quindi io me ne andai. Perché tu vedi prima l'individuo del diritto? Forse. Sì, forse è una mia immaturità, probabilmente... Eh, non o una avevo, tua sensibilità, non so. Eh, non avevo una struttura giuridica così forte dentro di me eh, come ce l'aveva lui, come altri grandi avvocati che ho conosciuto, eh, così solida da capire che... Il diritto è la struttura ossea di una società. Eh, lui mi aveva insegnato che nel dir il diritto si può violare o si può ossequiare. Sempre si vive nel diritto, ma se si ridicolizza il diritto allora è la fine per una mm. società. E quindi eh, quindi oppure... hai fatto la tua valigetta dopo questa serie. Sì, e, e sei venuto a Roma. E sono venuto a Roma. Approfittando appunto di, questo, di queste amicizie che avevo. Che avevo realizzato con Francesco Rosi, con Peppino Padroni Griffi, con altri, eccetera. Però prima ti sei dato anche il giornalismo, sì. prima parlavi di Paese Sera. Sì, no? e, e a Roma ho trovato ospitalità a Paese Sera, perché prima lavoravo con, così con qualche pubblicazione, qualche articolo sul mattino di Napoli. Da quello poi sono arrivato a Paese Sera, dove ho trovato un'accoglienza molto. Amicheio, e Lì ti occupavi di cronaca, di cinema? Un di po' cosa? di tutto. Lì sono stato, per esempio, a Paese Sere, sono stato il primo a aprire una rubrica sulle bande scene, sui fumetti. Ah. È la prima volta che si è aperta una rubrica in Italia, su un giornale italiano, sui fumetti. Ma mi occupavo un po' di tutto, per la scuola, problematiche, eccetera, cioè, anche un pochino di cinema. Mi ricordo che eh, riuscì a, a fare delle interviste. Interessante con Zavattini, con Rossellini. Adesso, con... Se non sbaglio, in quegli anni Dario Argento era anche un, con lui sì, un collaboratore di sì, Sera. Sì, sì. Sì. Poi, sì. infatti, abbiamo avuto una carriera abbastanza allora, um, parallela. parallela sì. A proposito di carriere, io, dopo il film Io e Dio, che tu hai spiegato questo titolo, le ragioni di questo titolo. Vedo qui scritto Django sfida Sartani. Django sfida Sartana. Quindi un western, se non sbaglio. Sì, sì. Ecco, vi vuoi parlare di questo un western che tra l'altro forse non so se era interpretato da Kinski anche? No, no? Quello, due ne ho ecco. Quello successivo con Klaus Kinski, La vendetta in un piatto che si serve per... Successe questo, che questo film, Io e Dio, fu massacrato perché la sinistra non voleva un protagonista sacerdote. La, la, la destra cattolica non voleva un sacerdote che sparasse sulla portiera. Certo. E quindi... Io fui fatta a pezzi e insieme a me tutta l'equipe che aveva collaborato a questo primo film mi offrirono molto, molto cortesemente, perché quelli erano gli anni in cui Sergio Leone con il western all'italiana ha rimesso in piedi il cinema italiano, che era eh, allo sfascio. Mi offrirono la possibilità di realizzare un film western a poche lire, con, con budget molto. E lì, per fortuna, mi vennero in soccorso. Mi vennero in soccorso le mie letture infantili di Tex Willard. bagaglio <ride> culturale. culturale. Per cui, eh, quello era il periodo in cui avevano molto successo i film di Django di Franco Nero, come oppure no? di Sartana di Gianni Garco. Allora io dissi: Facciamo una cosa, facciamo Django contro Sartana. Sartana. <ride> così come Totò contro Ercole. Beh, devi sapere che questo film. Che costò due lire veramente, però insomma io sono grato a chi me l'ha fatto realizzare perché con questi western noi imparavamo a usare la macchina da presa e in me, movimento, cioè, esatto. non eravamo più fermi sui campi e controcampi, usavamo obiettivi speciali che non costavano nulla, costavano solo la voglia di sperimentare nuove forme di rappresentazione come Sergio Leone ci insegnava: di racconto, certo. esatto Infatti anche Bertolucci e altri grandi registi hanno poi usufruito di queste novità sul piano formale. Posso dirti se tu consideri Sergio Leone un tuo maestro, un punto di riferimento? Perché no. hai citato Rosi e hai citato Sergio Leone no. per adesso. Fra i due chi è secondo no, te che ti ha ispirato io, di più? No, io ho avuto un vero maestro, cioè nel senso che mi sono riferito a lui, che è Glauber Rocha. Ah, Glauber Rocha. Mm. Glauber Rocha. E come mai? Perché sì. Glauber Rocha tra l'altro... Perché venne anche a Roma in quegli 70. anni lì nel periodo del 70 forse sì. l'hai conosciuto anzi sicuramente Sì, io ho lavorato con eh, lui ecco. sì. no, mi, quando io vedi Antonio da Smortas eh, allora fui convinto che perché era la sintesi di Rosi, di Germi, di Leone eccetera Glauber Rocha per me oltre ad essere stato un amico carissimo ma molto dopo ma il Dio e l'Angelo Biondo que, questi sì, film quello bellissimo questi capolavori assoluti eccetera eh, e il vero, cioè il vero regista a cui mi sono ispirato, quando ho fatto i Guapi, per esempio, quando ho fatto altri film, è lui. Perché c'è come dire passione-impegno. trattino impegno. Sì, eh, sì c'è sempre una resa spettacolare. Antonio D'Asmortes è un film di grande spettacolarità, però poi sotto c'è un impegno importante. È vero. E quindi questa esperienza. Del western, mi è stato utile. Pensa che nel secondo film quello che ho fatto con Kinski io avevo la moglie di Glauber, Rosa, che lavorava con me e il suo scenografo, eh, perché eravamo, avevamo fatto un po' un gruppo, eh, erano gli anni in cui appunto. Eh, c'era Strobe a Roma, Carmelo Bene. Ma ah, lo stesso Godard, Godard cioè, no? Godard non ho mai conosciuto, ma ho conosciuto Strobe, siamo stati insieme quando presentò i non riconciliati, sì, film. Certo. Bertolucci si muoveva con sì, molto vigore... Fu un momento tutti molto bello del cinema italiano. Di grande aggregazione poi, sì. perché c'era Renzino Rossellini che beh. a San Paolo, là, come si chiamava, ci teneva tutti uniti, Maselli, io, gli altri. E quindi eh, poi noi avevamo anche tutta una serie di rapporti con pittori, scultori. C'era Cunellis, c'era Schifano, Schifano. Tano Festa. Angeli, era, era ricchissima la. Senti. A proposito del film che hai fatto con Kinski, avresti potuto fare anche un film Pasquale contro Klaus, perché, eh. se mi ricordo bene, hai avuto con lui eh. un diverbio che è quasi sfiorato in una scazzottata. È no così? peggio peggio. Eh, peggio. Sì. Cosa è successo? No, è successo che Kinski in quel periodo. Uh, Kinski è un grandissimo attore, forse l'unico che si poteva confrontare con Brando in quegli anni, però purtroppo. La sua carriera era condizionata da, dai fatti economici, piaceva, gli piaceva molto guadagnare, guadagnare tanto, quindi girava 5-6 film contemporaneamente. Veniva su un nostro set, poi da lì passava su un altro, eccetera. Il mio film non era un film banale, era la prima volta nel 1970 che si affrontava la, la tematica del, del genocidio de, de, dei pelle Rossa, degli, degli indiani d'America in una maniera molto dura, molto forte. E io riuscii perfino ad avere sette indiani in Navajo, che studiavano poi in Italia. Cioè eh, eh, studenti, sono erano tutti studenti, insomma. E quindi riuscii perfino ad essere credibile, giravamo i film in, in Almeria. Ora, eh, Kinski guadagna, era quello che guadagnava più di tutti, e eh, quindi arrivava con questo plomba, eh, tutti gli riconoscevamo questa sua grandezza di attore, ma non in, in questi ruoli più o sì, meno certo. eh, commerciali, eccetera. E in ehm, quel periodo ehm, credo facesse anche uso di sostanze un po' sollecitanti, diciamo così. Eh, mm. C'era una sequenza da girare molto banale: cioè, io ero eh, all'esterno di un, un, un saloon e eh, alcuni, siccome lui aveva commesso una serie di reati, alcuni cittadini lo prendevano e lo linciavano, lo, lo, lo portavano fuori e lo impiccavano. Ora, questi cittadini erano delle comparse della gente, dei poveracci, stavano vestiti certo. così. Cioè, e lui li picchiava veramente reagendo. <ride> per cui. Il primo, al primo, al usciva gente insanguinata col naso rotto, ma quello è matto, e perché lui diceva sempre: Realismo, realismo. Beh, realismo, però, sì, la di seconda volta uscirono. Questi si rifiutavano proprio di entrare, cioè, allora io mi, mi si. Per, è passata purtroppo anche in tv, questa sequenza. Mi si è un costume da da questo cose presi una, una spranga <ride> e così lo portammo fuori in condizioni no. però poi da questo siamo diventati grandi eh, amici, amici. Vabbè, certamente. Vabbè, certo. Io tra l'altro volevo appunto seguire il filone che tu ci proponevi, perché vedo nella tua filmografia che tra l'altro ormai a 9 la 22 film più quelli che hai anche sceneggiato, due filoni che mi sembrano interessanti. Uno questa attenzione verso il sud, che, di cui tu hai già parlato, perché si possono citare appunto i guappi, anche il prefetto di Ferro, che per un certo periodo è stato importante durante il fascismo, come lotta alla mafia, poi Corleone, che già ha il titolo di per se stesso è significativo, e via via. Nel senso che, eh, ecco, tu trovi lì nel sud, ma quale sud ti piace? Cioè, il, eh, in realtà è come se tu avessi un'attenzione un affettuosa, ma anche Un'attenzione polemica in qualche modo che tu contraddici una certa idea del Sud, il Sud sentimentale, il Sud turistico, il Sud, quello che in realtà finisce nelle cartoline. Tu vai sempre a pescare invece un Sud eh, rancoroso, rabbioso, difficile, tra criminalità, forse anche per i tuoi studi eh, punto di legge. È così oppure anche una tua scelta tematica precisa. No, no, è una scelta tematica. Io due anni fa ho girato I Briganti, che è un film sul brigantaggio post-unitario, che è l'unico brigantaggio politico che è esistito veramente tra il 61 e il 65. L'altro brigantaggio non mi interessa. Avrei dovuto farlo per primo questo film, avrei dovuto farlo 25-30 anni fa. Invece l'ho fatto per ultimo, mi è stato sempre impedito di farlo perché è ritenuto un film anti-unitario. Il problema del Sud comincia per, per noi che con compagna, la rivista Nord e Sud, eccetera, ci siamo eh, così con Gramsci, eccetera, ci siamo eh, occupati del problema della questione meridionale. Comincia proprio lì, quando con l'unità d'Italia le mafie e le camorre eh, che esistevano ma erano subalterne al potere borbonico o altre, diventano egemoni. E, e quindi diventano dei, dei controstati, dei veri e propri stati contro. contro lo Stato, cioè. ecco. certo. Oppure alleati dello Stato in forma, in forma diplomatica, ma diventano strutture portanti con certo. una loro uh, giuridicità, con una loro moralità, con una loro religiosità e via discorrendo. E quindi queste strutture poi educheranno il Sud, perché paradossalmente queste strutture salveranno la cultura meridionale che il Piemonte voleva completamente distruggere. Quindi c'era un colonialismo, dicevi tu. C'era un colonialismo di... interno, un po' come è successo in Irlanda, eccetera, allora, o nei Paesi Baschi. Allora il problema mio era rinunciare alla lettura di un sud eh, da canzonetta, anzi odiarlo quel sud, ma approfondire, se era possibile, approfondire eh, la condizione del meridione, cercare di conoscerla scavando nel, nel passato, cercando di riportarla. Eh, Purtroppo non per nulla I Guappi che è stato poi il film che ha portato nel mondo di più questa cosa, cioè, è stato più rappresentato eccetera, poi nel finale passava da questo racconto dell'Ottocento all'attualità che non era molto modificata. Quindi il mio problema è stato trovare nella, la cultura della mafia, la cultura della camorra e cercare di opporre a questa cultura una cultura superiore e non ci siamo riusciti fino ad adesso. Mm. Senti, allo, nelle tue parole scorre un interesse molto forte anche per la storia. Sì. Perché appunto hai parlato della storia del brigantaggi durante il risorgimento, l'unità sì. un d'Italia, e questo il tuo interesse per la storia si sviluppa anche in film che sono venuti dopo, per esempio Claretta, io sì. lo vedo più come un film storico che come un film spettacolare su una mm. storia d'amore. Ecco, questo tuo interesse per la storia corrisponde al fatto che per esempio su eh, avvenimenti storici, su... Chiave di lettura della storia c'è qualcosa di carente nel cinema italiano per cui tu hai sentito il bisogno di occuparti di momenti della nostra storia di 50 anni fa per riproporceli, come fosse uno stimolo per poi rimettere in circolo idee, persone, in modo tale se, per vedere se questa nostra storia esce magari da certi schematismi o di interpretazioni limitative? Ma la storia è il nostro DNA. Cioè, eh, se non conosciamo il nostro DNA no, non sappiamo perché in questo momento agiamo, ci muoviamo in questa direzione. Ora che succede, che, come è ovvio e come è sempre stato, sono i vincitori spesso a scrivere la storia. Sono i vinti a farla, ma sono i vincitori a scrivere. Allora, il problema è questo qui. <coughs> come ci diceva Moravia in quegli anni, <coughs> ogni generazione ha il diritto di rileggere la storia. Rileggendo la storia. E rileggendo eh, il lavoro di alcuni storici, per esempio Franco Molfese, per me è con Obstbaum un, un pilastro della storia del meridione dopo l'unità. Si vengono a scoprire tante cose documentate: attenzione cioè ehm, le leggi marziali, eh, eh, i diritti di rappresaglia, i di rappresaglia esercitati contro gli italiani. Gli, gli italiani tra gli italiani si fucilavano paesi interi. Perfino i cani... Bronte, per esempio. No, no. Casalduni, Bronte fu una reazione di Bixio a un gruppo di rivoltosi eh, che, erano, che erano, per l'unità d'Italia, ma in, in maniera più diversa. aggressiva, cioè, eccetera. Eh, Bixio, insomma, erano sette persone. No, Cialdini, fucila 2336 persone a Casalduni come diritto di rappresaglia. Eh, a Ponte Landolfo ne fucila 1600. Perfino i cani uccide, perfino i, eh, le, le mucche, tutto. Cioè... Questo era impensabile in un paese in cui eravamo tutti italiani, allora era guerra civile, invece no. Ora questi documenti chi li ha fatti, fuori? ha fatti venire fuori? Lo studioso, la ricerca, non è un revisionismo, è un approfondimento. Allora che succede? Che dalla storia però poi viene fuori la struttura morale. Perché siamo così? È perché ci è stato negato? Quest, questa martirizzazione questa, questo sacrificio ci è stato negato questa repressione è stata nascosta ecco, eh, questa repressione è stata nascosta ma era più di una repressione perché era una soppressione ora che vuol dire che nei libri non lo trovi eh, io, non, io ci ho impiegato 20 anni 30 anni per approfondire questa cosa Immagino un ragazzino che va a scuola no, e certo. allora tutte le volte che tu trovi questo come per esempio in Claretta l'intervista sul fascismo Dite De felice, De felice, ha aperto gli occhi sul consenso, e per me questo era il problema simbolico di Claretta, il consenso, no? il consenso di, di capire, perché. capire perché. Eh. Eh, quindi voglio dire, um, la storia così come viene eh, in maniera elementare, espressa oggi nei testi scolastici, tende a formare nella migliore delle ipotesi Un'idea banale. Del, mm. del... Anche approssimata secondo me. Molto te, approssimata e anche falsa spesso. Cioè, tra l'altro passando attraverso gli invisibili che è un modo anche di raccontare appunto, gli anni del terrorismo, mm. No? Mm. Eh, arrivando e passando attraverso Russico, ma arriviamo a un film che a me è particolarmente piaciuto che si chiama Atto di Dolore mm. che hai eh, diretto nel 91 con tua moglie Claudia Cardinale. Mm. ecco io, vorrei sapere qualcosa a proposito di questo rapporto artistico e anche personale con Claudia. Sì. Nel senso che ormai siete insieme da tantissimi anni, 30. avete collaborato anche per altri film, recentemente per la Veneziana. Ecco, avere un'attrice bella e brava come Claudia in casa dà problemi o invece anche, come dire, un sostegno e un aiuto per il tuo lavoro. Ma come tu ricorderai quando Claudio e io decidemmo di vivere insieme, eh, si erano fatte le previsioni più pessimistiche. Eh, per Anche perché tu hai una fama, no, 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 a di, di mia propria... fama... A prescindere dalla mia fama, eh, Claudio lasciava il presidente internazionale dei produttori, uno dei più potenti produttori del mondo, eh, il giro intorno a lui era amicidiale... Franco cioè, Cristaldi, diciamo... Io ero un regista, stavamo tutti e due 33 anni, 34 anni, quindi era uno che sì, aveva avuto successo, i Camorra, però era un regista. E cosa ha detto uno, Claudia di te? Un giorno mi è rimasta uh, uh, impressa questa sua frase. Gli occhi di, di, di Pasquale sono la cosa più bella che ha. No, è <ride> una cosa spiritosa no? perché in realtà poi tutti questi anni vissuti insieme significano che hai anche altri aspetti beh, che ti ha da Che ha detto di peggio, Claudio. Ha detto un giorno a un'intervista che gli piaceva come cucinavo le polpette. <ride> <ride> allora, il, mio, il mio problema in quegli anni. Eh, fu questo, prima di tutto lavorare perché ci veniva negato il lavoro da, da tutte le parti. Io ero in America con Dino De Laurentiis, in quegli anni dovevo girare un film lì e mi fu negato. Dino cambiò completamente dopo eh, la vicenda di Claudia nei miei confronti, cambiò completamente atteggiamento. Per cui dovetti tornare in Italia, ma ero lì perché a lui era piaciuto moltissimi i guappi e quindi voleva che io realizzassi un film negli Stati Uniti. Ma eh, non si lavorava più, non solo non si lavorava più. Um, ma la tua stampa contro, eccetera. Allora io mi posi il problema di risalire e risalì attraverso sempre la collaborazione, l'amicizia, eccetera. Con il Prefetto di Ferro, in cui diedi un ruolo a Claudia perché nessuno del regista del cinema italiano le dava un ruolo, boicottaggio a tutto campo. Sì, il Prefetto di Ferro fu un successo mondiale. Credo di essere stato l'unico regista nella storia del cinema italiano che ebbe l'invito dal Presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca a proiettare il Prefetto di Ferro. Noi andammo a Washington e proiettarono il Prefetto di Ferro. Uscirono due righe sul Corriere della Sera. Ora se uno dei registi di regime attuale avesse avuto un invito del genere alla Casa Bianca con il Presidente degli Stati Uniti che voleva proiettare il suo film, credo che ne avremmo avuto i giornali pieni per... Invece, siccome ero io... Solo il Corriere della Sera mi fece un trafiletto, ieri alla Casa Bianca, così, come se fosse una butata. Perché alla Casa Bianca? Perché il film, che doveva essere candidato, a avere la nomination, per l'intervento di Cristaldi fu buttato fuori e preferì non mandare i nuovi mostri 2, una yeah. cosa che non ebbe nessuno. Cioè il boicottaggio era fortissimo nei, nei nostri confronti. E allora eh, Claudia praticamente lavorava solo con me. Non è che eh, delle cose che io riuscivo a fare, perché per fortuna il prefetto fu un successo enorme, quindi mi piaceva fare con Leone, poi il Penzito, certo. e c'era sempre un ruolo per Claudia, ma nessun altro regista italiano offriva... Quindi è stata anche una questione di necessità. Di necessità, stazio. ma anche d'amore verso di lei per, per tenerla sempre con me, per tenerla sempre vicina, finché appunto eh, cominciava a scrivere dei film per lei. Claretta fu il boom, esatto. con Claretta, Claudia vinse il Pasinetti. aveva vinto il Leone d'Oro a Venezia poi i fratelli italiani cortesemente glielo sgraffignarono dalle mani <ride> eh, però vinse comunque il, il primo nastro d'argento 20 anni dopo la ragazza di Bubbe, vinse il Pasinetti vinse l'ira di Dio, il David eccetera, Davide Donatello eccetera, e questo fu per me il regalo più, più importante perché poi l'amore come sai, questo, si dimostra ma... con i fatti non esatto, con le sì, 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 Beh, credo che tu l'abbia dimostrato in maniera sì, molto precisa, questo... ma anche lei nei tuoi riguardi credo che siano state tutte testimonianze d'amore, indubbiamente, nei tuoi indubbiamente eh, quindi eh, atto di dolore per me era il punto d'arrivo di un'attrice di cinema. Cioè, quando si racconta la storia di una madre che uccide l'unico figlio perché è tossicodipendente, non appartiene più alla dignità dell'essere umano, eccetera, eh, fatto pendicatoria. Ma è realmente accaduto. Certo. Allora lì si raggiunge, secondo me. Questo film Atto di dolore, è stato un un incontro tra noi due eh, clamoroso, perché è, là, è drammaturgia pura. E questo film in Francia è obbligatorio nelle scuole. Eh. Quando l'abbiamo presentato al Festival di Parigi, il ministro della Sanità francese in Italia è uscito un giorno al Rialto, o oh, no, non neppure al Rialto: un cinema molto peggiore, distribuito dall'Istituto Luci, quindi dallo Stato italiano. Ed è stato accusato di essere un film a favore della legge Iervolino, Grax, cioè una cosa che io non conoscevo neppure cioè, di fronte a un tema così spaventoso. Perché poi abbiamo scoperto che 22 madri in Italia avevano ucciso i figli tossicodipendenti di fronte a quest'altra madre che è la droga. In Francia non ti dico che successe. Eh, poi Claudia con questo film vinse il premio come miglior attrice al Festival di Mozart, insomma. Senti, per... no, io penso che da qui si potrebbe spaziare a parlare di te, di, non solo del tuo cinema, ma del cinema italiano in genere e del cinema in genere, anche su scala internazionale. Però noi stiamo andando verso la fine della nostra sì. conversazione. Allora, ti volevo chiedere: ormai sei un regista affermato, stai preparando un nuovo film, hai fatto anche esperienze eh, televisive come Naso di cane, insomma, hai fatto tante cose. Qual è la cosa che ti piacerebbe fare da qui in poi, senza come dire, limiti di tempo, la cosa che porti dentro che vorresti realizzare? C'è un'idea, un, un film, un proposito che hai in mente che in qualche modo stai cercando l'occasione, lo spunto per, per svolgere, per realizzare. Ma sai. Eh, la, il mio convincimento è che il cinema come arte. È solo all'inizio. Riuscirà mano a mano a svilupparsi come si stanno facendo a Santa Fe, ho visto delle esperienze interessanti di nuovi registi che lavorano in elettronica. Eh, riuscirà a svilupparsi quando l'attore scomparirà, cioè quando questa teatralità che il cinema poi si porta dietro da sempre, e che Bergman ha capito così bene da interrompere a un certo momento la sua carriera. E dedicarsi di, direttamente al teatro, eh, quando questa eh, sarà modificata. Insomma, quando il cinema troverà il suo Picasso, quando, quando eh, a, al martirio di San Sebastiano finalmente sarà sostituito eh, Gernica, cioè simboli, mm -hmm. quando il cinema riuscirà ad avere... Non so se sarà contenta Claudia Cardinale di questa ipotesi di un cinema senza attori. Ma c'è già, per esempio Fellini, è cinema senza attori, cioè 8 e mezzo è un cinema senza attori, è un cinema di idee, cinema... l'unico per me è, eh, regista che è irrappresentabile a teatro è Fellini, tutto il resto si può tranquillamente riportare a teatro, io, io ho amato moltissimo Kubrick, amo moltissimo Kubrick, però ogni, ogni film di Kubrick si può rifare tranquillamente a teatro. Così come Bergman ha intuito, infatti, nei suoi film ci sono sempre attori di teatro che o oh, ci sono spesso... Eh. grandissimi attori di teatro. Grandissimi, ma poi la teatralità è teatro, è teatro nel cinema, eccetera. Infatti in Francia questo, questo movimento è molto forte in questo periodo, teatro nel cinema. A Bobigny si fa un festival che dura un anno su questo. Allora, secondo me, noi arriveremo, non noi, io non ci sarò più, ma i nostri, nostri cominceranno final, finalmente a fare il cinema, come si fa la musica. Cioè, un cinema di immagini in cui ci sia anche l'uomo, per carità, sì, sì. ma non più l'attore. L'uomo come rappresentazione, come simbolo, come... ma non più come attore, perché allora la gente, come già succede adesso, quando vorrà vedere l'attore andrà a teatro, ma quando vorrà vedere le immagini andrà al cinema. Ecco, con questa cosa qua noi concludiamo con questa prospettiva nel futuro. Un cinema che sia meno parola nel senso di teatro. Mm ma più tavolozza per la fantasia esatto. dell'autore. Io ti auguro invece, nonostante quello che hai detto, di provartici prima o poi. E con eh, questo, eh. È un cinema costosissimo perché... È un cinema che noi, di cui noi in Italia non abbiamo nessuna tradizione, gli americani ci stanno provando e riprovando, i francesi hanno fatto qualche tentativa. È un cinema ancora. Eh, sì. Però non dimentichiamo che il cinema è giovanissimo. Insomma, per arrivare a, a solo 100 a, anni. Ecco, <ride> a, per arrivare alla prospettiva di Leonardo, la, la pittura ci ha impiegato 5.000 anni, sì. cioè, non, non, oppure alla Dodecafonia. Do Quindi tu hai un grande ottimismo e proprio in nome sì. di questo ottimismo io ti voglio salutare, ringraziarti di questo racconto che ci hai fatto a tutto campo anche sì sul piano personale e do appuntamento per i nostri spettatori a un altro dei nostri incontri di cinema col cinema e sul cinema. Grazie Pasquale. Grazie a te. Country that only